Ciao amici, rieccoci ancora una volta qui a chiacchierare di fumetti. Oramai sta diventando un appuntamento che comunque più va avanti, più mi diverte, mi invoglia a continuare. Spero che anche voi piaccia starmi a sentire parlare sia di fumetti che telefilm per quello che capita, per quando capita. Anche oggi parliamo di un manga, in particolare sempre un manga. Cioè, la nuova versione di un manga classico, altro prodotto storico sempre dedicato alla serie dei super robot, quindi non, cioè, diciamo che è una sorta di seguito di quel video che avevo fatto in cui vi parlavo del Mazinga Kaiser SKL. Difatti adesso, sempre della stessa casa editrice, quindi della J-Pop, sempre ad opera di Gonagai come autore dei personaggi, ma solo in questa veste perché il disegnatore e lo sceneggiatore sono altri due. Vi presento questo. Che cos'è questo? Questo è Shin Mazinger Zero. Shin Mazinger Zero non è altro che una nuova interpretazione, lo metto più vicino alla videocamera così magari riuscite a vedere meglio la copertina, è la nuova interpretazione della storia classica di Mazinga Z. Per chi di voi magari ha qualche anno sulle spalle e ancora non l'avesse letto, chiaramente vi faccio un breve riassunto. Come molti degli appassionati che magari hanno continuato a seguire Gonagai nell'arco degli anni sanno, Gonagai ha sempre avuto questo, permettetemi, brutto vizio di riproporre mille volte i suoi eroi, soprattutto Mazinga Z, in 100.000 versioni, modalità differenti, con variazioni, con remake, con reinterpretazioni, una volta nel futuro, una volta nel passato, una volta in un mondo completamente differente, tutte le volte aggiungendo un po' alla volta qualcosa. Elementi più o meno, gli unici elementi che erano sempre fedeli erano il riferimento al fatto che il pilota del Mazinga Z, Koji, il nipote dell'inventore del robot appunto, avrebbe potuto scegliere se al comando di questo robot essere o una divinità del bene e quindi portare la pace nel mondo o essere un demone e di conseguenza distruggerlo. Questa è una chiave di continuità tra tutti i Mazinga in tutte le versioni mai presentate. In questa, che oltretutto vi dico è fatta veramente bene, molto ben disegnata, molto ben realizzata. La serie italiana è composta da 9 volumi già usciti tutti. Si aspetta e si spera che la J-Pop mantenga quello che ha detto e che quindi faccia uscire un cofanetto che serve per conservare in maniera collezionistica i 9 numeri della serie. E dicevo, ripeto, la J-Pop l'ha annunciato ai tempi della pubblicazione del primo numero di questo album, ne sono già usciti 9. È uscito anche il primo numero del suo seguito, di cui vi parlerò tra un poco, ma ancora del cofanetto non se ne parla. Dunque, come avete potuto vedere mentre vi facevo vedere la copertina del fumetto, il fumetto viene venduto in due edizioni. Quella che ho qui tra le mani è l'edizione promozionale con la copertina, diciamo, standard. Copertina standard, che è questa. E come potete notare, il prezzo lancio è 1 euro. Quindi, se prendete questo fumetto con questa copertina, lo potete comprare per 1 euro. Inoltre, se in fumetteria vi fanno notare che, ah, vedi che costa di più, potete tranquillamente dirgli di no, perché il prezzo pubblicato qui in alto è sempre di 1 euro. Il fumetto, lo stesso fumetto con la copertina variant, ha il prezzo pieno che era più o meno 5,90, 6 euro, una cosa del genere. Sì, 5,90 dovrebbe essere. Tornando alla trama,
in questa storia abbiamo il protagonista Koji Kabuto che si trova a dover si trova invischiato in una situazione un po' particolare, in quanto sempre per i più attempati di voi, di noi, cioè mi ci metto in mezzo ovviamente, che si ricordano bene questo cartone animato, questo fumetto, eccetera, uno dei personaggi presentati durante la serie TV, ma limitato a pochissime apparizioni, fu un robot femminile somigliante tantissimo a Mazinga Z dal nome Minerva X. Minerva X, originariamente inventata come un robot che doveva essere una, diciamo, compagna del Mazinga Z, viene manipolato e utilizzato contro lo stesso robot, lo stesso Mazinga. In questo fumetto, invece, che noi stiamo, di cui io vi sto parlando, Minerva X ha un ruolo molto più importante, quasi potrei dire quasi fondamentale rispetto alla trama, perché è una sorta di spirito, di entità, di creatura che si muove e che al momento si trova bloccata all'interno di una spirale che la costringe a rivivere continuamente gli stessi eventi, cambiandone ogni volta le modalità, ma la costringe a rivivere sempre l'ultimo periodo di vita del genere umano. Quest'ultimo periodo di vita del genere umano solitamente è sempre da attribuirsi alla comparsa di un Mazinga Z, alla comparsa di questo robot che comunque alla fine, tra una cosa e l'altra, non fa altro che diventare il demone di cui vi parlavo all'inizio e quindi l'estinzione del genere umano. Questo in linea di massima è proprio l'inizio della trama. Il fumetto vale veramente tanto, soprattutto per il fatto di avere la possibilità di avere un bel volume di un fumetto che ci ricorda quando noi eravamo piccoli, e comprarlo un euro. Ottima possibilità. Chiaramente il fatto di poterlo prendere a un euro è una cosa relativa alla possibilità che ci siano ancora copie disponibili nelle vostre fumetterie di fiducia. Quella che vi ho fatto vedere è la mia copia personale. Cos'altro vi posso dire? Dunque, questa è un'ottima occasione. Chiaramente il fumetto è mirato in buona parte, per il 90%, è indirizzato a un pubblico che già conosce questi personaggi e che li ama e li apprezza ancora. Però, con la scusa di poter provare, come ripeto, perché insomma mi sembra una cosa abbastanza utile, poter provare il primo numero ad un prezzo di lancio veramente così ridotto, è molto utile per poter convincere magari un ragazzo che in questo periodo si trova questo fumetto sullo scaffale della propria fumetteria, non apprezza i robot, perché comunque il genere robotico lo sappiamo perfettamente, chiunque segue gli anime e i manga sia in Italia che comunque nel mondo sa che il genere robotico è veramente oramai andato fuori catalogo, sono veramente cioè i titoli di questo genere che vengono ancora proposti e realizzati in Giappone. Quindi vi consiglio caldamente di provarlo. Costa poco, è disegnato bene, è un bel fumetto. Quindi non limitatevi alla possibilità di dire: ah, era il fumetto del cartone animato che guardava mio padre, che guardava mio zio, che guardava il mio fratello maggiore. Leggetelo, provatelo, se lo merita. Il primo numero è molto accattivante perché comunque presenta la trama e dà tanti begli spunti per continuare a leggerselo. Ok, e così vi ho parlato di Shin Mazinger Zero. Da pochissimo è uscito, sempre nel circuito delle fumetterie, perché comunque la J-Pop non pubblica in edicola, è uscito il suo seguito. Dopo i primi 9 numeri, è arrivato il primo volume del fumetto Shin Mazinger Zero contro il generale Oscuro.
Sempre per quelli che ricordano questo fumetto, che si ricordano Mazinga, avranno visto subito che in copertina c'è il grande Mazinga. Il generale oscuro di cui si fa riferimento nel titolo non è altro che il generale nero, il nemico acerrimo del grande Mazinga. Effettivamente, questo fumetto inizia con un piccolo capitolo che fa da conclusione benevola, comunque lieto fine, diciamo, della serie del Mazinga Z, e ci fa vedere di nuovo gli stessi eroi. Quindi abbiamo Boss, abbiamo Koji, abbiamo Sayaka, abbiamo Minerva, che comunque rimane ed è sempre un personaggio importante della storia, ma si aggiungono tanti altri personaggi. E soprattutto, cosa più importante per gli amanti e per gli appassionati, che in Italia non sono pochi, anzi, in Italia la maggioranza è appassionata ed è un amante di Grande Mazinga, vedremo il Grande Mazinga appunto in tutto il suo splendore nella nuova versione e nella nuova realizzazione di questo duo di autori, che scusate, ora vi leggo i nomi, sono Yoshiaki Tabata e Yuuki Yogo. Ovviamente non sono giapponese, mi scuso perché magari avrò pronunciato schifosamente i loro nomi. Sono veramente un duo che riesce a realizzare benissimo questo manga. Sono disegnatori, uno sceneggiatore e un disegnatore veramente molto bravi. Realizzano bene, caratterizzano perfettamente i personaggi, hanno un tratto pulito ma nel contempo molto dettagliato, quindi veramente merita di essere letto. Ritornando a un discorso più che altro proprio tecnico e pratico, i volumi sono tutti quanti con sovracopertina, sono ben ecco, qui vi faccio vedere qualcosa delle tavole al loro interno, come potete notare, veramente ben fatto. Ripeto, provatelo. Secondo me vi piace. Cioè, se siete amanti del fumetto d'azione, questo è una bellissima alternativa. Cioè, non vi dovrebbe dispiacere. Mi rivolgo soprattutto al pubblico più giovane, perché quelli che comunque magari conoscono già questi personaggi, per quello che mi riguarda, ve lo consiglio a prescindere. Cioè, se già conoscete questi personaggi, se già apprezzate Mazinga, Goldrake, e tutto quello che gli gira attorno al mondo robotico, questa è una nuovissima interpretazione. Ciao! Se notate che c'è qualcosa che non va in questo video, in questo momento preciso, è perché ho avuto una persona al bancone, quindi ho dovuto andare a mettere una pausa. I problemi di registrare in fumetteria. Va bene, comunque. Allora, altra nota per chi mi segue da Siracusa: il tempo è pazzo perché stamattina era ottobre, ha piovuto, ora c'è di nuovo quasi il sole, anche se c'è freddo. Piccole news meteo. Cosa vi stavo dicendo? Vi stavo parlando dei fumetti, vi stavo parlando di Mazinga e di Grande Mazinga. Che vi posso dire? I volumi sono fatti bene, il fumetto è molto intrigante, si merita l'acquisto secondo me, o almeno comunque una prova. Dategli un po' di speranza, detto e considerato che non sono per forza cose vecchie e abbandonate. Insomma, i robottoni sono sempre carini, sono sempre divertenti. Anche perché comunque sono trame che propongono sempre un discorso di buono e di giusto. Insomma, i protagonisti cercano sempre di lottare per un bene, per il bene comune, non ci sono doppi fini, non c'è molto da doversi preoccupare da questo punto di vista, insomma. Non so più che dirvi, tanto alla fine, buona fortuna, buona lettura, spero che seguirete il mio consiglio. Questi sono i due fumetti di cui vi ho parlato oggi. Ve li metto di fianco alla mia facciaccia.
Buona lettura, buon divertimento. Ciao da Massimo.